Ragazzi, guardate un po'. Sono appena partito dal gioco, guardate un po', ho trovato perle di Iride. Grande Maractus, in cambio di 330 bacche, ti entrano tutte le bacche. Cacchio me ne frega. Oh, mamma mia ragazzi, ho trovato le perle di Iride. Grazie Maractus. Adesso possiamo andare ad Carrablast che voleva le perle di Iride. Lo cercate per un macello di tempo. Prendiamo il Driftblim. Andiamo alla via del mulino, così vi farò vedere anche come funziona. E dopo la prima volta che lo userete potete saltare il video. Mentre se è la prima volta che lo usate in ogni area, cioè ovvero ogni area ha un Driftblim praticamente, e dovete usarlo. E poi potete saltare il video. Io non l'ho fatto perché così vedevate cosa succedeva. Comunque sia, finalmente l'ho trovato. Sì. Sì. L'altra sera, ragazzi, stavo diventando matto per trovarle. Davvero, è assurdo. Una, sì. Oh. Ok. Oh, se non diventavi il mio amico ti buttavo nell'acqua, eh. Facevo sul serio. Ho fatto anche un bel po' di come si dice, di, chiamiamolo, grinding, non so, di bacche. Infatti siamo a 4000. E foglie dolci, ragazzi, se guardate bene ne abbiamo un bel po'. Andando in collezione, 36 foglie dolci. Voi prendetene 50, perché più avanti vi serviranno 50 foglie dolci. Ora, fatemi un po' dare un'occhiata alla lista degli amici. Abbiamo... No, allora portuale, che ci manca? Ok, Samurott. Due Pokémon. E lì ce ne sono altri che però compaiono dopo. Sì, ho sbagliato. All'area floreale invece. Ok. Sì, no, non volevo fare quello. Dirling. Ok, andiamo a parlare con Dirling. E ok, andiamo a parlare con Dirling, che sta di là. Intanto, volendo, possiamo andare anche ad aprire il mulino. Anche perché i Pokémon... Sì, ad aprire il mulino. Ad aprire il poster del mulino. Che tanti Pokémon volanti lì ce li abbiamo. Quindi sì, potremmo anche andarci. Però faccio amicizia con Dirling, così poi ho meno da fare dopo. Dovrei anche aumentare la forza di qualcuno. Foglie dolci 4, perfetto. No! Oh, bacche. Sì, grazie, ok. Qui dentro cosa che c'è? Non mi ricordo più, c'è un oggetto, vero? Che sono semi di gioia, semi della gioia, vabbè, uguale. Io non so cosa servono. Non mi ricordo chi è che li chiede. Poi, uno Stonefish, ok. Dirling, eccolo qui. Ti stai divertendo un sacco, vero? Ti vai a giocare anche con me, magari del chiapparello. Forza, prendimi. Oh, sei veloce, signore. Signora. Oh. Come osi. Con la mossa sembrava l'acerboso, tipo. Lasciava un coso dietro. Di foglie. Che bella corsa, ti aspetto per un'altra sfida. Perfetto. Chissà se... No, eh. Avevate pensato a qual... Aia. Quante bacche ci ha dato? Wow. Epic Tree. Ce n'è altre, magari una d'oro. Sì, manca a sognare. E va bene, e Dirling è fatta. Quindi possiamo andare dal nostro caro amico Poster.
Prendiamo lo shot. Che andiamo in acqua. Foglie dolci, perfetto. Fatemi dare un occhio. Oddio. Ducklet volante. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, ecco, prima che mi dimentico. Guardate lì in alto, c'è la statua di Serperior. Se non ci avete mai fatto caso, in nella Baia delle Onde c'è la statua di Samurott. E più avanti nella prossima area ci sarà un'altra statua che adesso incontreremo. Per la prossima area però c'è un po' da aspettare, contando che dobbiamo andare ancora nel parco dei desideri. Poi dobbiamo tornare perché libereremo altri Pokémon e quindi sì, c'è un po' da aspettare. Non so, forse lo riusciamo anche a esplorare in questa sessione, direi. Quindi andiamo al poster. Per aprire questa porta bisogna che tutti pensino, ok. Puoi provare ad aprirla? Sì. Abbiamo un sacco di amici nell'area floreale, quindi perché non provare ad aprirla? Come on, let's go. Ci abbiamo molti amici, porca vacca. Abbiamo un Ducklet, abbiamo un Exciter, un Lilligant, porca vacca. Non ne ho mai avuti così tanti, inizio già a scuotere. C'è si Waddle là che si rotola. Che cacchio stai facendo? Snorlax addirittura ci abbiamo, ragazzi. C'è anche Magikarp. Magikarp, oh, no, secondo me la differenza era Magikarp. Magikarp e Fungus hanno fatto la differenza. Sono i Pokémon che hanno fatto la differenza, ragazzi. Perché più di loro non sa volare nessuno. C'abbiamo anche un Timepole che non so perché sta volando. What the fuck? Cosa sta succedendo? Ehi, va bene, entriamo nel parco dei desideri. Questa volta con un membro in più. Perché abbiamo anche Snivy. La principessa Snivy. Aha. Oh, ma siamo in un'area differente. Zorua. Quindi è qui che sono finiti gli altri Pokémon dell'area floreale. Ma quanti fronzoli? Cosa sta a dire fronzoli? Cosa vuol dire? Qui dentro. Chi ha progettato questo posto ha un gusto veramente discutibile. Oh! Zoroark! Zoroark è una femmina. Zoroark! Meno male, sei sana e salva, vedete? Nessuno passa di qua. Che c'è? Qualcosa non va? Zoroark! Chi lo diceva? Gotorita? Non so. Zoroark non sa chi siete? Esatto, vedete. Ah, sei tu! Chi l'avrebbe detto che sareste giunti fin qui? Zoroark, mandali via. Zoroark, sono io! Dai, non dirmi che non mi riconosci. A quanto pare no. E va bene, dobbiamo farla tornare in sé, quindi. Va bene. Ci penso io. Con la principessa Snivy. Oh, che cos'è? Che mossa è? What? Nero... No, non è Nero Pulsar. È impossibile. Tipo un iperraggio scuro. Boh. Che ne so. Oh, yeah, battuta. Speriamo di farla tornare in sé, quindi. È morta. Com'è possibile? Avete messo Zoroark al tappeto? Con tutta la fatica che ho fatto per controllarla. Non mi resta che ritirarmi, ma non la passerete liscia.
mi è successo? Zorua, mi stavi cercando? Per fortuna, ora stai bene, Zorark. Mi dispiace, ti ho fatto passare un brutto momento. Ma chi sono questi Pokémon insieme a te? Non li ho mai visti. Pikachu, Oshawott e Snivy mi hanno accompagnato qui al Parco dei Desideri. Capisco, allora vi devo ringraziare. Abbiamo fatto amicizia con Zorua e con Zoroark. Oh yeah. Senti, non hai mai incontrato un Pokémon di nome Piplup? Piplup? Ops, che voce di merda. E grazie a lui si è capito che insieme si c'erano nel Parco dei Desideri. Evviva, allora Piplup non è stato catturato. Se cercate Piplup, lasciate che vi aiuti. Possiamo dividerci per le ricerche. Mi raccomando, state attenti in particolare al guardiano del super gioco Chandelure. Chandelure? Anche se Zorark ha detto di stare attenti, forse la cosa migliore è proprio sconfiggere Chandelure e chiedere a lui dove si trova Piplup. Oh oh, Chandelure hai detto? Quindi credo proprio che dovremmo andare da Chandelure. Guardate qua quanti Pokémon. Questi sono tutti dell'area floreale. Oh oh, che andremo a esplorare. Qui abbiamo dei Lamp. Come cacchio? Litwick, ok. Lampard, Lampent e Chandelure. Parliamo con Chandelure. Ma ciao giovincelli, che c'è, il mio super gioco vi ispira? Ho capito, non vedete l'ora di danzare al ritmo della mia danza chic, vero? Non abbiamo tempo per un inutile super gioco tutto illustrini e fronzoli. Anzi, date una mossa per chiuderlo e liberi i Pokémon dell'area floreale. Cosa? Il mio fantastico sciccoso super gioco sarebbe inutile? Non ci penso proprio a chiuderlo. Ascoltatemi bene, l'unico modo per far tornare i Pokémon alla normalità è di far suonare la campana dei desideri. Ancora con questa campana. Se proprio ci tenete a far suonare quella campana, dovete prima completare il mio bellissimo super gioco, la danza chic.